Grazie. Benvenuti a tutti, vi ringrazio per questa presenza che è dovuta per un monumento così bello e che così bene riesce ad incarnare quali sono le nostre origini e i nostri valori nei quali ci riconosciamo. Perché iniziare un convegno di storia dell'arte e architettura sulle note del Tannhäuser di Wagner? Per il semplice motivo, oltre perché la musica e l'architettura sono accostate dallo stesso principio realizzativo, se vogliamo, cioè il comporre relativamente alle emozioni, ai materiali, alle suggestioni che dà un'epoca e un luogo, e in seconda istanza perché il Tannhäuser, nella religione e nella tradizione germanica e teutonica, è un po' quello che è l'uomo contemporaneo, ossia il poeta di se stesso, il poeta della sua storia, che nel cammino della sua vita viene distratto dal culto dell'immagine, dal culto della velocità, dal culto dello scambio con un mondo che va molto veloce. Ed è così che il Tannhäuser perde la via retta sacra verso Gerusalemme. E dove va? In una grotta, nel Venusberg, la grotta di Venere. Tutti i miti e tutte le leggende parlano di un viaggio, come sappiamo bene, Enea, lo stesso Gesù fa la Via Crucis, è un viaggio, vediamo le stazioni. Le chiese hanno dei percorsi, soprattutto quelle tedesche che hanno l'abside contrapposto, sono nate per le processioni interne. Questo viaggio dove porta? Porta l'uomo verso la distrazione, verso quello che è il valore intrinseco della propria essenza, e può distogliere l'uomo. Tornando al paragone tra le grotte e la religione, gli esempi sono molteplici. Gesù è nato in una grotta, Maometto riceve la dettatura delle sure in una grotta, piuttosto che le apparizioni avvengono sempre nelle grotte. Perché? Perché la grotta è l'antica dimora dell'uomo, l'uomo non ha mai abbandonato la sua casa, per questo i bimbi hanno innati nel loro intimo il bisogno e la necessità di nascondersi negli angoli, negli spazi bui, il famoso caso del bimbo che si nasconde dietro l'armadio piuttosto che sotto il tavolo, è la natura umana che lo rimanda nella casa originaria. L'uomo, humanus, è l'abitante dell'humus, la terra, e sempre in grembo alla madre terra ritrova le sue origini. Quindi vi ringrazio sentitamente di questa presenza, perché vuol dire che siamo di fronte all'opera d'arte. Perché John Dewey nel 34, creando l'ossatura insieme ad Alois Riegel per quella che poi diverrà la teoria vincolante per i lavori che andremo a fare di restauro, quindi la teoria di Cesare Brandi, ci dice che l'arte è un'esperienza vissuta dall'inconscio, dove l'inconscio ritrova i valori che vivono in sé. Ancora, quindi chiamo qui il dottor Marsella, che oltre ad essere funzionario del Ministero dei Beni e Attività